fattina vuoi che sia, è una fattina un po' sexy, però niente di grave. Guarda, pensa che l'altra sera me ne ha mandata una in cui indossava un pigiamino di Pluto. Un pigiamino di Pluto, ma quanti anni ha? No. Sai che non lo so. Allora mi aiuti, ci stai? Grazie, c'è un grazie. Che palle, mille. Non so se faccio bene a dirtelo, ma tuo marito non è analisi. Ma chi te l'ha detto? Me l'ha detto lei, però io non ho detto niente. Giulio Calcetto. Giulio Calcetto. Giulio Calcetto. Confermato. È andata bene. Scusate, domani si gioca perché a me non mi è arrivato mica nessun messaggio, eh. Non è che non ti prende bene la linea? Non è che non che mi avete fatto fuori? No, come è fatto Giulio? Sì, come è fatto Giulio? Ma sì, no, come è fatto Giulio? È distratto. È distratto. Oh, tu la borsa falla lo stesso. Ma sì, casomai faccio il caso. Sì, delle merde, voi mi chiamate solo quando manca il portiere. Però non si fa così con gli amici. Ma dai, che sei bianca tu? Alice nel paese delle meraviglie. No, ha ragione Bianca, vici un cazzo, a me questo messaggio WhatsApp non mi è arrivato. Ma hai provato a spegnere e riaccendere? Ma magari quella, dai. Messaggina Cosimo. Ah, Marica, mi chiami? È urgente. Oh, aia. Ma c'è questa Marica, ha capito questa urgenza. Mi spiace deluderti, ma Marica è la centralinista del radiotaxi. Ah. Avete presente Piazza Vittorio, angolo via Rinascimento, in 3 minuti? Quello. E dai, allora chiamala, che siamo curiosi. Sì. No, ma voi siete matti. Quella di sicuro ha bisogno di una sostituzione. Io non ci penso neanche, voglio rimanere qui a cena con voi. Ma sì, ma sicuro che è per un cambio duro. Ecco, no. Guarda, come difende il suo maritino, sapete che è sposato da poco, eh? Amore, difenditi da solo, chiama Marica. Comunque, non è il suo tipo. È una quattona tutta tatuata con due tettone penso rifatte. Però come si chiama di cognome? Magari devo rifatte io. Time for fit! Are you ready for your workout? Che cos'è? È il mio. Un'applicazione americana. Una figata. Un programma per mettere su massa in 12 settimane. Successo assicurato, eh? Quindi hai appena cominciato. Dai, no, guarda che a me invece sembra bello carico. Dai, spiegaci come funziona. È semplice, cioè, devi allenarti ogni volta che suona. Basta pochi minuti, ma tutte le volte che suona. Ma anche di notte? Sì, quando suona sì. Oh, comunque è pazzesco, fammi vedere dai, questa roba. Va bene. Va bene. Ma pensa un po'. Ma certo che sti americani con ste app ne fanno di corpo. Scusa, no. Vai a cambiare la camicia. Essere forti accettando se stessi.
Beh, di sicuro non finiamo come Barbie e Ken, tu e io. Io senza palle e tu tutta rifatta. Dai, mi vado a cambiare la camicia. Thank you.
ok, facciamo la foto che voi indicate più comodi seduti, eh? Però non capisco perché ti scrivi ancora. Io il suo ex, basta. Appunto. Comunque gli ex sono pericolosi. Ah, questo è vero, eh. Quelli sono come i giapponesi, non si arrendono mai. Esatto, soprattutto se sono loro quelli che sono stati lasciati. Verissimo. Bianca? Chi è che ha lasciato? Io. Dai, scatta sta foto, vai, vai. Comunque ragazzi, questo è il nuovo, eh. No, scusa, questo che cazzo di messaggio è? Ora ti spiego. No, non c'è niente da spiegare. Questo ti ha scritto voglia di scopare. Ma parlo di chi nome, eh? Ora ti spiego. Allora, Ivano ha una storia con la... Una storia di sesso. Cioè, lei ha una storia di sesso. Mentre lui è innamorato perso e ci soffre come un cane. Per questo chiama la veterinaria. No, dai, allora, che è questa cosa? Cosa vuol dire che lui ha voglia di scopare e lo scrive a te? Ascolta, facciamo una cosa. Te lo spiega lui. No, non lo voglio fare.